Il progetto sulle tracce dei ghiacciai nasce nel 2009 soprattutto da una mia volontà nel voler comunicare a un più vasto pubblico possibile e in particolare alle nuove generazioni gli effetti dei cambiamenti climatici. Questo lo faccio utilizzando soprattutto fotografie storiche e coinvolgendo ricercatori, scienziati, soprattutto glaciologi e climatologi durante le mie spedizioni. Non è una tecnica che ho inventato io, è quello di mettere a confronto immagini storiche con immagini moderne esattamente realizzate dallo stesso punto geografico. Oggi queste fotografie assumono un vero e proprio valore scientifico grazie a questo progetto di comparazione fotografica. Questa tecnica mi permette di poter comunicare in maniera anche molto inequivocabile e soprattutto anche in maniera semplice quelle che sono le problematiche ambientali, in particolare gli effetti dei cambiamenti climatici. Da subito ho pensato di realizzare 6 spedizioni sulle catene montuose più importanti del pianeta. Oggi nel 2018 abbiamo realizzato 5 spedizioni su 6, la prima in Karakorum nel 2009, la seconda in Caucaso nel 2011, poi siamo stati in Alaska, in Glacier Bay National Park nel 2013, poi nelle Ande, Patagonia, Argentina e Cilena nel 2016, quest'anno nella primavera 2018 siamo stati in Himalaya, in Tibet. La sesta ed ultima spedizione prevista nell'ambito del progetto sulle tracce dei ghiacciai si svolgerà proprio sulle nostre Alpi, quindi il Triangolo Monte Bianco, Monte Rosa Cervino, le Alpi centrali, le Alpi occidentali e la parte appunto delle Dolomiti, quindi come il ghiacciaio della Marmolada. Saremo pronti per questa nuova avventura all'inizio del 2020, quando avrò finito questo lavoro di ricerca iconografica. Fotografie che io in questo periodo sto facendo vedere anche alle mie figlie, Miriam e Lara, di 8 e 10 anni, a cui ho promesso di portarle con me sulle Alpi e hanno visto come erano 100 anni fa e gli mostrerò come saranno nel 2020. Questo per farle crescere con i valori della sostenibilità, mostrandogli la bellezza ma anche la fragilità degli ecosistemi montani e quindi responsabilizzarle anche nei confronti della natura. Il valore di questo progetto oggi mi sento di dire che è senz'altro l'ampiezza temporale, ma anche l'ampiezza geografica su cui si è sviluppato. 6 spedizioni sulle catene montuose più importanti del pianeta, ne abbiamo portate a termine 5 e alla fine di queste 5 posso ormai confermare che oggi possiamo parlare addirittura di un vero e proprio collasso delle masse glaciali. E questo per cercare di farci capire, di divulgare il più possibile quelle che sono anche le responsabilità dell'uomo in tutto questo, non solo per cercare di preservare la natura, ma per far capire che preservare la natura vuol dire preservare noi stessi, come specie e come umanità.